Queste sono iniziative che noi come ordine apprezziamo molto perché servono a tutti, servono a noi medici per chiarirci le idee tra di noi e per cercare di organizzare proprio questa integrazione ospedale-territorio nel vero senso della parola, non a chiacchiere. Quindi, e poi ecco, poter argomentare situazioni di questo tipo che sono innovative, anche se ormai sono una quindicina d'anni che si parla di questa nuova tecnica, che sarebbe molto utile, infatti siamo qui venuti tutti con la massima curiosità, perché potrebbe consentire di trattare quei pazienti ipertesi relativamente giovani che sono costretti per trattare la propria ipertensione ad assumere più farmaci, più compresse, e proprio per questo molte volte c'è il rifiuto all'assunzione della terapia farmacologica, proprio perché non si vuole essere schiavi dell'assunzione di più compresse. Quindi questa tecnica potrebbe essere anche un'alternativa valida, risolutiva per chi si trova in situazioni come questa. È chiaro che i pazienti vanno selezionati con la massima attenzione, con delle direttive che sicuramente ci saranno descritte oggi qui in questa importante riunione.